E qui siamo nel salone delle feste, qua viene messo uno scrittoio dove giurano i ministri. Giorgio Napolitano. Giorgio Napolitano. Fu un presidente interventista, è uno che telefonava, dai. Molto interventista, col quale avevo un dialogo aperto, con un'ambizione personale. Lui voleva essere l'uomo delle riforme. Cercò di imporle dall'alto, forse la gente non rammenta che Napolitano insediò due comitati di saggi qui al Quirinale, uno dei quali, uno era per il programma di governo, una cosa un po' impropria che decida, che indichi il Quirinale, ma uno era sulle riforme. Questo schema non passò, noi sappiamo che le riforme per il sistema politico restano un grande tabù, non si capisce perché in Italia non si possono fare. È stato l'unico presidente ad avere la conferma, sì, in un momento drammatico, oggettivamente, dopo i 101 di Prodi, certo, quella roba qua. Ha fatto bene, secondo te? Beh, in quel momento o accettava o saltava il sistema. Sì, saltava tutto. Però poi non è andata benissimo. Però poi l'ha pagata. Ma perché nel momento in cui... L'ha pagata perché gli italiani si stufano prestissimo anche di figure alle quali hanno tributato un grande consenso. Di prima un grande consenso quando fu rieletto, per dire scattano dei meccanismi anche di ripulsa, per cui intimamente penso che si sia un po' pentito di quella scelta il presidente Napolitano. E forse una delle ragioni per le quali Mattarella ha detto subito no. E qui entriamo nello studio della vetrata, dove i presidenti fanno le loro consultazioni, e chiudiamo qui con Sergio Mattarella. Beh, certo che tu hai seguito 22 crisi di governo, credo, nella tua attività quirinalizia, ma Mattarella si è fatto le tre più curiose e anche in qualche modo più drammatiche, cioè tre crisi di governo, tre governi con tre maggioranze diverse. Però tre crisi, tre governi, tre maggioranze. Mai successo nella storia della Repubblica. Mai successo una cosa del genere in tre anni, tutto in tempi. Io ricordo soprattutto la soluzione su Draghi, con Mattarella che aveva come anche il linguaggio del corpo segnalava l'estrema preoccupazione, furibondo. Era livido, cioè era, giocava l'ultima carta che era possibile. Però insomma, andò bene.